Festival di Sanremo 2012, un artista che ha rischiato di essere sul palco dell'Ariston, Selene Lungarella, ciao. Ciao. Allora, molto sintetica, ciao a tutti. Hai rischiato, dicevo appunto, di essere sul palco anche tu. Com'è andata la storia? Ma la storia è andata che grazie alla mia etichetta discografica Guido Palma e la Top Records e Riccardo Benini abbiamo scelto una canzone che si chiama Regole della Navigazione e l'abbiamo iscritta a Sanremo Social. Sai che quest'anno Sanremo è diventato social e quindi insieme a 1558 persone abbiamo iscritto, per la precisione, ora lo so preciso. Per la precisione abbiamo scritto questa canzone che è stata scritta da Alessandro Michisanti e Fabio Servilio a Sanremo e grazie al popolo della rete io sono passata tra i 30 anzi più votati della rete e sono andata a fare l'audizione il 12 gennaio a Roma davanti a Mazzi, Foderaro, Federica Gentile, Gianni Morandi ed è stata un'esperienza meravigliosa veramente. Io sono felicissima anche di non necessariamente insomma aver calcato il palco dell'Ariston, anche se sarebbe stato se io fossi andata all'Ariston, ecco, sarebbe stato un ringraziamento sicuramente per tutte le persone che hanno creduto in me e che stanno credendo in me e nel mio progetto, anche perché Regole della Navigazione sarà il primo singolo di un album che uscirà il prossimo autunno in tutta Italia e quindi ovviamente l'avventura continua. Senz'altro. Senti, tu come hai visto il festival quest'anno, senza naturalmente fare nomi, trovi che comunque ci fosse qualità o serviva qualcos'altro? Ma allora, in alcuni casi credo che ascoltando diciamo le canzoni è sempre difficile, soprattutto per me, anche per le mie canzoni, infatti penso che Regole della Navigazione è arrivata al mio produttore, a Riccardo Benini e poi me l'ha fatta ascoltare. Ecco, io ho sempre bisogno di un po' di tempo prima di capire la forza di una canzone. Ce ne sono alcune che mi sono piaciute, se vuoi io posso fare anche i nomi. Insomma, per quanto riguarda il testo mi è piaciuta molto la canzone di Finardi che è stata scritta appunto da Roberta Di Lorenzo, una cara collega che stimo tantissimo, ma che forse è stata poco valorizzata dallo stesso Finardi, perché ho sempre visto Finardi un po' come il cantautore e quindi vederlo interpretare una canzone insomma mi è un po' risultato così poco credibile. E poi altre canzoni per quanto riguarda i big. È salita la quotazione a Risa, che la reputo veramente un'artista in crescita, la reputo un'artista vera sulla quale veramente si può lavorare, sulla quale insomma ecco da stimare, Nina Zilli, altre, ecco, in alcuni casi secondo me è mancato proprio il messaggio e è mancato forse anche il rispetto nei confronti delle persone, di quello che in realtà le persone hanno bisogno di leggerezza, hanno bisogno di cose belle, sicuramente non hanno bisogno di continuare a sentire parlare della crisi, così ecco. Per quanto riguarda i giovani invece, scusate la mia logorraggine, per quanto riguarda i giovani, ecco, Casillo mi ha fatto una grande tenerezza, anzi ho avuto l'occasione di conoscerlo a Sanremo Social durante l'audizione, è veramente un ragazzo carino e sono felice che possa essere rappresentato e aiutato da un grande della musica che è Gabriele Parisi, come ben sai è stato per diversi anni il personal di Laura Pausini, quindi io gli auguro veramente un futuro radioso. E poi in ultimo insomma Erika Mu, il testo di Erika Mu è molto bello e Marco Guazzone, ecco, insomma i giovani sono stati tutti bravi, molto. Lo abbiamo capito che i tuoi colleghi sono giustamente tenuti in grande considerazione, sì, da te, però l'anno prossimo ti vogliamo vedere sul palco dell'Ariston. Ma chissà, non lo so, chissà, ecco che cosa mi regalerà il futuro, io ho sempre un punto interrogativo, io amo il mio lavoro e veramente ogni giorno capisco che forse è questo quello che vorrei fare, però sai, il futuro, noi artisti siamo nelle mani delle persone, quindi io non so se le persone vorranno che io possa rappresentare le loro emozioni. Io spero che con il mio prossimo album, insomma, di continuare a farmi conoscere, a far conoscere la mia musica
siamo nelle vostre mani, insomma, avete capito? Sto scherzando. Allora, ricordiamoci di questo nome, ricordiamo anche che l'album esce in autunno, abbiamo detto, il singolo ce l'ho già accennato, hai già un'idea del titolo, di come sarà composto l'album? Allora, l'album sarà variegato, avrà degli autori importanti, altri sconosciuti che ho conosciuto insomma in questi anni. Secondo me l'album è meraviglioso, mi rappresenta la mia... il mio personaggio, la mia persona, ecco. E il titolo dell'album sarà, credo, Regole della navigazione. Adesso non lo so, insomma, questa è una cosa che non decido io, non sono io a decidere, ma è il mio team di persone. Vedremo un po', adesso siamo in fase di registrazione, in fase appunto di registrazione e di composizione dell'album. Grazie Serena, ci vediamo l'anno prossimo a Sanremo. Grazie Marco, lui è convinto, io non lo so di questa cosa. Mi mando un bacio grande, vi voglio bene.